Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Scommetto che tutti conoscete la Vespa. Ma a voi, di che colore piace? A me piace rossa. Oggi facciamo pratica di ascolto. Parleremo del simbolo dello stile italiano, la Vespa, scoprendo insieme qualche curiosità su questo iconico ciclomotore. Questo esercizio è di livello intermedio. Parlerò soprattutto in italiano e, come sempre, vi farò delle domande. Rispondete anche in modo semplice, con un sì o con un no, ma a voce alta, è importante. Se siete principianti, seguite con i sottotitoli. Beginners, follow along with subtitles. This listening practice will be useful for everybody. Italian culture and society. La Vespa. La Vespa è un mito che ha fatto innamorare intere generazioni. Uomini e donne di tutte le età usano la Vespa tutti i giorni per sopravvivere al traffico delle grandi città, per fare gite fuori porta o anche solo per fare bella figura. La Vespa è amatissima anche all'estero e rappresenta l'Italia e quello stile di vita senza pensieri che potete vedere in film famosi come La dolce vita o Vacanze romane. Ecco perché molti turisti stranieri decidono di affittare proprio una Vespa per esplorare le strade di Roma. Ecco le mie tre domande. La Vespa piace solo ai giovani? No, la Vespa piace a uomini e donne di tutte le età. La Vespa è utile nel traffico cittadino? Sì, molto. In quale città i turisti stranieri affittano spesso una Vespa? A Venezia? O a Roma? A Roma. Piaggio più Corradino d'Ascanio uguale Vespa. La Vespa è stata esposta nei musei di tutto il mondo e fa parte della collezione del Museo del Design Italiano di Milano e del MoMA di New York. Prodotta in decine di modelli, circola sulle strade di tutto il mondo. L'azienda che la produce è Piaggio, uno dei marchi più importanti della storia italiana. La Piaggio nasce a Genova a fine 800, dove realizza lussuosi arredi per navi. Agli inizi del Novecento si espande nel settore ferroviario. Durante la Seconda Guerra Mondiale produce bombardieri. In questa azienda lavorano brillanti ingegneri come Corradino d'Ascanio, che progetta il primo prototipo di elicottero moderno nel 1930 e la Vespa nel 1946. Vero o falso? La Vespa circola solo in Italia. Falso! La Vespa circola sulle strade di tutto il mondo. Piaggio è uno dei più importanti marchi italiani. Vero, verissimo. La Piaggio
prima del 1945, produceva aerei. Vero, produceva bombardieri in tempo di guerra. Dal bombardiere al ciclomotore. Come siamo passati dagli aeroplani alla Vespa? Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia è a terra. La maggior parte delle fabbriche è distrutta e l'azienda rischia di chiudere. La Piaggio pensa allora a un nuovo progetto. Un mezzo di trasporto per gli operai che non possono comprare un'automobile e, perché no, anche per le casalinghe. La Vespa diventa il simbolo della motorizzazione di massa, del boom economico, il simbolo di un paese che rinasce dalle macerie della guerra. Vero o falso? Nel dopoguerra la Piaggio rischia di chiudere. Vero, la maggior parte delle fabbriche italiane è distrutta. La Vespa nasce come mezzo di trasporto per tutti, anche per chi non ha molti soldi. Vero. Piaggio o la Piaggio? Avete notato che ho detto sia Piaggio, senza articolo, che la Piaggio? È perché sono distratta? No. È molto frequente in italiano usare l'articolo determinativo la prima del nome di un'azienda. La Ferrero, la Barilla, la Piaggio. Il motivo è che si sottintende la parola azienda. Non diciamo l'azienda Piaggio, ma la Piaggio. Quando dico Piaggio senza l'articolo, è perché mi riferisco al marchio, non all'azienda nel complesso. Spesso potete sentire anche il gruppo Piaggio, perché Piaggio è un gruppo di aziende che possiede altri marchi come Gilera, Aprilia e Moto Guzzi. Avete capito? Provate a rispondere alle mie domande. Ho detto sia Piaggio che la Piaggio perché sono distratta. No, non è questo il motivo. La Ferrero, la Barilla, la Piaggio sono tutti nomi femminili. No, sono semplicemente dei marchi, dei nomi di aziende. Diciamo la Ferrero, la Barilla, la Piaggio, perché si sottintende la parola azienda. Sì, invece di dire l'azienda Piaggio o la fabbrica Piaggio, diciamo solo la Piaggio. Vespizzatevi! Una famosa campagna pubblicitaria degli anni 50 diceva Vespizzatevi! Vespizzatevi è una parola nuova, un neologismo, creato dalla Piaggio per spronare l'Italia nel difficile periodo della ricostruzione post-bellica. Vespizzatevi è una esortazione, vuol dire prendete una Vespa, get a Vespa, un'espressione nuova per spingere le persone a muoversi più velocemente, a superare le difficoltà del dopoguerra. Questa campagna di successo è stata ripresa nel 2020,
anche qui come simbolo della ripartenza in un periodo molto difficile. Ma perché vespizzatevi? Possiamo pensare che l'infinito sia vespizzare, formato dal nome Vespa e dal suffisso izzare. Vespa, vespizzare. Il suffisso izzare è usato per formare verbi da nomi o aggettivi, con il significato di fare rendere. Ad esempio, memoria, memorizzare, imparare a memoria. Veloce, velocizzare. Vivace, vivacizzare, rendere vivace. È spesso usato nei neologismi per creare parole nuove. Infatti, la parola vespizzare non si trova nel vocabolario italiano. I do hope that you found this video useful and interesting. As always, listen several times and try to learn new words. Be active! Try to answer my questions out loud or simply repeat the answers after me. Patrons, as usual, go to Patreon to download a transcript of this video and additional content and exercises for you. Please leave a comment below to let us know if you enjoyed this activity. And have a look at our Patreon page if you'd like. Join the circle! Italianizzatevi!